L'idea di poter realizzare qui al museo una Camera delle Meraviglie, una Wunderkammer, mi è parsa subito fantastica. Ma che bello poter avere qui un luogo misterioso, carico di segreti raccontati, di meraviglie svelate, da poter far vedere ai bambini per vivere proprio con i bambini l'emozione, la gioia della scoperta. Mi è parsa un'idea veramente fantastica. Nel 1977, in occasione di un viaggio in Germania, in un castello, ho occasione di vedere la prima Wunderkammer. La Wunderkammer è la Camera delle Meraviglie che sin dal Medioevo il nobile viaggiatore allestiva nel proprio studio, nella propria residenza, appunto per ospitare i propri amici e fargli vedere come lui aveva delle cose curiose, interessantissime, rarissime, quindi animali impagliati che venivano da tutto il mondo, conchiglie dalle forme e dai colori più strani, qualunque tipo di oggetto, anche un seme particolare di qualche pianta straniera, un minerale luminescente, quadri dipinti con dei soggetti particolari, i basilischi che erano anche oggetti fatti dalla fantasia, tutti finalizzati sempre a portare una grandissima curiosità nei propri ospiti, una grande, se vogliamo, anche invidia dei posti visitati da lui o dai suoi amici e far soltanto sempre stupire. Era proprio la Camera delle Meraviglie, doveva sempre attirare persone che fossero stupite da quello che si vedeva in queste vetrine, in questi ripiani, e portare a casa un ricordo unico di quello che questo loro amico aveva raccolto. Tornando a casa, ovviamente la prima cosa che ho fatto è andare da Elena e proporgli di fare anche noi nel nostro piccolo museo una Wunderkammer. L'idea di realizzare questa Camera delle Meraviglie è caduta a proposito perché alcuni giorni prima avevamo avuto la donazione di un pezzo per il museo molto importante, curioso, il ginocchio di un mammut. E tra l'altro questo reperto paleontologico proveniva proprio dalla casa del Conte Civalieri, quindi collimava benissimo l'idea che dalle case particolarmente ricche di un tempo ci fossero queste stanze che raccoglievano gli oggetti curiosi, e come proprio tornando nel C'era una volta dal Valle San Bartolomeo, dalla casa Civalieri qui al museo si potesse ricreare questo spazio per la raccolta delle nostre meraviglie, incominciando appunto da un reperto così bello, così importante, così curioso quale il ginocchio del Mammutus primigenius. È facile oggi, tramite qualunque tipo di sistema informatico, conoscere qualunque cosa. Qua la vediamo dal vero, vediamo il vero colore, la possiamo anche toccare entro una certa misura. Ci sono degli oggetti che noi mettiamo a disposizione del nostro pubblico, soprattutto per il pubblico dei bambini, che toccando l'oggetto, vedendo anche un osso di un mammut, i bambini oggi sanno qualunque cosa dei dinosauri, però qui lo possono toccare, vedere, quasi prendere anche in mano e sentire quanto è pesante. E quindi è tutta un'altra sensazione rispetto alla loro grandissima conoscenza che hanno di questo mondo meraviglioso, che però in questo posto possono toccare. La gioia dei bambini quando arrivano in questa stanza, la stanza delle meraviglie, è veramente rappresentata molto bene da quel oh di meraviglia proprio che esce dalle bocche e dagli occhi incantati di questi bimbetti che si guardano intorno stupiti nel vedere prima appena appena nel chiarore delle luci soffuse, e poi via via si illuminano le vetrine dove ci sono le conchiglie strane, c'è la conchiglia che si avvita, il granchio ghiotto, ladrone della noce di cocco, e le pietre che si illuminano di luce propria, c'è il diavolo di mare che non è niente altro che poi una razza vista di pancia, e allora vedi gli occhi che si sgranano, che curiosano ora qua, ora là, mentre dalle loro bocche esce fuori un oh di meraviglia e di stupore che ci rallegra il cuore e ci fa sorridere con l'anima intera.
Nella Wunderkammer abbiamo tra le tantissime cose una cosa che è molto interessante, molto particolare e desta sempre un grande interesse. È una pelle di anaconda incorniciata che viene direttamente dal Brasile ed è una donazione bellissima perché è un pezzo originale che dal Brasile fa vedere quanto sia veramente grossa ed enorme un'anaconda e lascia sempre i bambini e i visitatori a bocca spalancata a vedere questa cosa. Alzando gli occhi, sono ancora più meravigliati perché vedono gli uccelli in volo. Oltre che vedere tutte le altre meraviglie, le conchiglie, le monete, tutte le cose che ci sono in questa camera, che creano stupore e meraviglia. Un attimo e poi sembrano uno stormo di uccelli che si divide, ognuno va a becchettare dove gli interessa. Una vetrina con le conchiglie, una con le monete, l'osso, il famoso osso del... vanno a vedere tutte queste cose e poi cominciano. Perché? Cos'è? Come mai? Ecco, a questo punto inizia la vera scuola. Non diamo risposte, li spingiamo a soddisfare la loro curiosità. I bambini escono, se ne vanno e forse abbiamo raggiunto il nostro scopo, che non è riempire la testa di nozioni, nomi, parole, ma è allargare il cuore, farlo sognare. Ecco, è la gioia dei bambini quando vengono al museo e vengono affascinati da questa stanza, la stanza delle meraviglie, è per noi e per me in particolare una grande, grandissima soddisfazione, perché io ci credo molto in queste cose, credo che la meraviglia, lo stupore, il fascino e anche un tantino anche il mistero siano veramente il colore giusto a questo museo, e il colore della tenerezza, della scoperta, dell'amicizia, sono questi i valori in cui crediamo che il museo possa comunicare e possa regalare come a noi è stato regalato da quello che ci è stato dato nella gioia di mettere insieme tutta questa meraviglia che si chiama Museo del C'era una volta. Diciamocelo un pochino in segreto, questa è per noi la stanza più bella.